Va bene, allora, innanzitutto ringrazio Martino per aver accettato di parlare qui al nostro seminario. Lo presento per chi non lo conoscesse, lui è maître conférence all'Università di Parigi 8, è un esperto di triade gruppi e di triade algebrica dei codici. E quest'oggi ci parlerà del principio di determinazione dal punto di vista della teoria dei codici. Come appunto ha detto Matteo, parleremo di questo principio di indeterminazione, che è quel principio di indeterminazione scoperto da Heisenberg nel 1930 circa, quello che si studia e dice che di un atomo non si possono conoscere contemporaneamente posizione e velocità. Io non so nulla di tutto questo, a parte quello che ho detto. Però questo principio di indeterminazione è un'espressione matematica molto studiata in analisi armonica e recentemente, nel 2017, è stato studiato, è stato guardato dal punto di vista della teoria dei codici da tre autori, Evra, Kowalski e Lubowski, che ne hanno fatto vedere un legame con la problematica delle problematiche legate ai codici ciclici, come vedremo. Per cui questo è il principio, quello conosciuto, ma dal punto di vista della teoria dei codici, e vedremo come questo si sviluppa in diverse problematiche e come può offrire delle risposte in teoria dei codici. Allora, il talk, questo seminario è diviso come segue. Andremo dapprima a introdurre le nozioni necessarie per comprendere il seguito. Ci concentreremo sulla comportamento asintotico dei G-codici, che introdurrò nella prima parte, e poi vedremo varie versioni di questo principio di indeterminazione. Quello classico dell'analisi armonica, e poi quello applicato ai codici ciclici dapprima e ai G-codici, codici gruppo. Allora, per tutto il seminario, K sarà un campo finito di cardinalità Q, per cui sempre quando comparirà la lettera K vorrà dire questo. Il contesto classico della teoria dei codici, che tutti voi credo conosciate, è quello in cui si va a considerare K alla n, lo spazio vettoriale K alla n, e i suoi sottospazi che sono i cosiddetti codici. Quindi un codice di lunghezza n non è nient'altro che un sottospazio di K alla n. Il punto di vista però è quello, il punto di vista classico della teoria dei codici, è quello in cui questi codici, questi sottospazi, si guardano con la metrica di Hamming. Che cos'è la metrica di Hamming? Possiamo definire per ogni parola, cioè per ogni elemento del codice, un supporto di Hamming, che è l'insieme delle coordinate non nulle, e andare a definire una norma che è il peso, che è la cardinalità del supporto. Questa è la metrica interessante dal punto di vista classico della correzione degli errori e non solo, anche per applicazioni successive. A partire dalla norma possiamo definire la distanza, o viceversa, dal punto di vista vogliamo avere, la distanza tra due parole è il peso della differenza e possiamo andare a definire questo parametro, ben conosciuto, che è la distanza minima dei codici, che in qualche modo ci dà la quantità di errore che possono essere corretti, come ben sappiamo. Insieme a questo, un parametro fondamentale del codice è l'information rate, questo rapporto tra la dimensione e la lunghezza. Quindi abbiamo nkd e, dove dire la distanza minima, è questo rapporto, o semplicemente la dimensione. E quello che noi, come ben sappiamo, vogliamo spesso da un codice è che abbia allo stesso tempo distanza e dimensione grandi. Grandi perché la dimensione misura il numero di informazioni che si vanno a comunicare e la distanza minima misura il numero di errori che possiamo correggere. E come ben sappiamo, questi due parametri però non sono indipendenti, in particolare ci sono delle disuguaglianze, tra cui quella di Singleton, che ci fanno capire che se la distanza aumenta, la dimensione non può essere troppo grande e viceversa. Questo è il contesto assolutamente classico. Da un punto di vista strutturale,
i codici lineari non sono particolarmente interessanti in sé, bisogna aggiungere della struttura, che sia della struttura algebrica o geometrica, per poter controllare questi parametri, ma anche e soprattutto per poter decodificare, cosa di cui non parlerò in questo seminario. Ora, un modo classico di aggiungere struttura è aggiungere delle simmetrie. Per aggiungere delle simmetrie, un modo classico, ancora una volta, è andare a considerare degli ideali in anelli di polinomi, quello che facciamo per i codici ciclici. E questo si generalizza in modo semplice a ideali in algebre di gruppo. Per cui andiamo a considerare G, un gruppo finito, non triviale, e possiamo definire un G codice o codice gruppo, un ideale a destra di un algebra gruppo, che sia a destra o a sinistra non è particolarmente interessante, per convenzione teniamo che gli ideali siano sempre a destra, ma tutto quello che andrò a dire è vero anche per l'ideale sinistra. La cosa importante è che non siamo necessariamente in un contesto abeliano, per cui dobbiamo fare una distinzione. Cos'è l'algebra gruppo? Per chi non lo sapesse, è l'insieme delle somme formali di elementi di G a coefficienti in K. Questa è naturalmente uno spazio vettoriale di dimensione la cardinalità del gruppo e possiamo dotare questa algebra di un prodotto, questo spazio vettoriale di un prodotto tra somme formali che assomiglia molto, non l'ho scritto qui, però a quello che si fa normalmente tra i polinomi, tenendo conto che l'operazione è quella nel gruppo. Nel caso in cui il gruppo sia ciclico, questa algebra non è nient'altro che l'anello dei polinomi kx quozientato per x alla potenza x alla n meno 1, cioè l'ambiente classico in cui consideriamo i codici ciclici, e quindi un ideale qui dentro non è nient'altro che un codice ciclico. E in generale spesso il nome del codice gruppo viene ereditato dal gruppo che vado a considerare, per cui se imponiamo che G sia un gruppo diedrale, allora chiameremo il codice diedrale. Se imponiamo che il gruppo sia metaciclico, chiameremo il codice metaciclico e così via. In realtà questi sono tre esempi notevoli, diciamo, che sono considerati spesso in letteratura. Quindi siamo passati da un ambiente lineare a un ambiente con una struttura algebrica più forte e questo, come sappiamo, nel caso dei codici ciclici, ci permette di dire molte cose. In ogni caso c'è un modo molto semplice di passare da un ambiente all'altro. Possiamo voler vivere all'interno dell'algebra gruppo o all'interno dello spazio vettoriale K alla N. Come facciamo a passare dall'uno all'altro? Come facciamo per i codici ciclici? Cioè nei codici ciclici identifichiamo un polinomio con i suoi coefficienti e nel caso dell'algebra gruppo identifichiamo una somma formale con i suoi coefficienti. La grande differenza, se vogliamo, rispetto ai codici ciclici è che qui l'ordine non è canonico, nel senso nei codici ciclici l'isomorfismo canonico è quello che va a prendere le potenze successive del generatore di X, potenze crescenti, e nel caso di un qualsiasi gruppo questa canonicità non c'è. Ma ci interessa poco, interessa relativamente, perché se cambiamo l'ordine, quello che stiamo facendo è semplicemente cambiare l'ordine delle coordinate. E sappiamo bene, non spendo troppo su questo, che questo vuol dire considerare un codice equivalente, quindi con tutte le proprietà, molte proprietà conservate, come la distanza minima, la dimensione, il polinomio dei pesi, eccetera. Ora, questo isomorfismo, considerare una cosa, qualcosa qui dentro, attraverso questo isomorfismo, è sostanzialmente equivalente. E se prendiamo un G codice all'interno di qui, dell'algebra gruppo, cioè un ideale destro, questo diventa un codice lineare, chiaramente, perché contiene tutte le proprietà della linearità. Attraverso questo isomorfismo possiamo parlare di metrica di Hamming all'interno della gruppa algebra. Il peso, per esempio, è l'insieme dei coefficienti diversi da zero.
possiamo trasportare anche la nozione di prodotto interno, possiamo trasportare molte cose. La cosa in più che abbiamo rispetto ai codici lineari classici è una simmetria, come nel caso ciclico considerare un ideale equivale a considerare un codice lineare invariante per shift, per quella permutazione che 1n, l'azione di g sull'ideale si traduce all'interno di questo spazio K n come un sottogruppo dei gruppi di automorfismo di permutazione. La caratterizzazione, diciamo, che possiamo fare di un codice gruppo, un group code, è che all'interno del suo gruppo di automorfismi di permutazione ci sia un sottogruppo isomorfo a G regolare. Regolare vuol dire senza punti fissi e transitivo. Questa caratterizzazione ci permette di guardare tanti codici classici come codici gruppo, come G-codes. In questa slide vediamo alcuni codici che si possono guardare come G-codici e altri che non possono essere guardati come G-codici. Allora, il primo è il famoso codice di Golay. È un codice autoduale di lunghezza 24, molto famoso in teoria dei codici perché è legato a tantissime strutture come il di Leach, il gruppo di Mathieu, e alla teoria dei disegni, quindi un codice estremamente importante dal punto di vista matematico, e si può guardare come un G-codice in vari modi. Per esempio, può essere visto come un S4 codice, dove S4 è il gruppo simmetrico di grado 4, o come un gruppo codice diedrale per D24. Attenzione bene, lo sottolineo qui, che la cardinalità del gruppo è sempre la lunghezza, per definizione, perché è la dimensione dello spazio ambiente. Anche quest'altro codice, l'Extended Quadratic Residue Code, che è un codice autoduale estremale di lunghezza 48, può essere visto come un codice diedrale di lunghezza 48, di codice diedrale per il gruppo diedrale di ordine 48. Altri codici non tutti i codici sono necessariamente G-codici, perché, per esempio, ho riportato il codice di lunghezza 72 estremale che piace moltissimo. Questo non può essere un G-codice, perché se esistesse avrebbe un gruppo di automorfismi troppo piccolo, ma anche altri codici come il codice di Golay ternario non sono group codes, codici gruppo, perché nonostante il loro gruppo di automorfismi sia grande, non hanno all'interno del loro gruppo di automorfismi di permutazione un sottogruppo isomorfo a un gruppo di ordine 12 regolare. Non hanno sottogruppo regolare di ordine 12. Questi sono quattro esempi, diciamo, e controesempi, particolari, ma ci sono anche famiglie di codici che sono codici gruppo, per esempio i codici di Wigmüller, su campi primi, cardinalità prima. Questo è stato osservato per il caso binario da Berman già nel 1967 e da Pascal Charpin nel 1988. Su questi Riedmüller codes sono dei codici gruppo per un gruppo elementare abeliano di rango A. Quindi, per concludere questa prima parte di preliminari, il contesto in cui ci poniamo è questo contesto di codice con simmetrie, ma con delle simmetrie particolari, cioè questo sottogruppo che sia regolare. E, come vediamo, codici già noti, molto performanti o significativi dal punto di vista matematico e applicativo, possono essere visti, guardati come codici, come codici G. Ora, la domanda che ci poniamo principalmente in questo seminario è sul comportamento asintotico
questi G-codici? Questa è una domanda tipica, direi, in teoria dei codici, classica anche, che nasce da un bound noti, nasce fondamentalmente dall'idea che se una famiglia è sintonicamente buona, nel termine in cui spiegherò, è probabile trovare all'interno di essa dei codici buoni. Poi, anche da un punto di vista matematico, lo studio asintotico è qualcosa di significativo. Cosa vuol dire che una famiglia è di codici asintoticamente buona? Vuol dire che ammette una sottofamiglia, una sequenza di lunghezza crescente di codici, tali che questi due limiti, che sono i limiti, possiamo chiamarlo rate asintotico, e la distanza minima relativa, quindi quotientata per n asintotica, sono entrambi positivi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire sostanzialmente che in questi codici, in questa sottofamiglia, in questa sottosequenza, diciamo, della nostra famiglia, distanza minima e dimensione crescono come funzioni lineari della lunghezza. E questo non è comune, diciamo, molte famiglie che conosciamo non soddisfano questa proprietà, perché o l'uno o l'altro tendono a zero. Pensiamo a molte famiglie che conosciamo. È molto difficile, diciamo, costruire, trovare costruzioni di famiglie sintonicamente buone. La prima conoscenza, i primi codici che sono stati dimostrati essere asintoticamente buoni con una costruzione esplicita, sono stati codici AG, geometrici, e il problema corrisponde a costruire un insieme di curve buoni. Sicuramente una problematica ancora aperta è quella che per noi è centrale, diciamo, da cui è partito tutto il nostro lavoro, è se la famiglia dei codici ciclici sia asintoticamente buona o meno. È una domanda aperta tuttora, quindi più di 50 anni, e non ci sono sostanziali evidenze che siano a favore o contro questa, che diano una risposta positiva o negativa a questa domanda. Dire che la famiglia dei codici ciclici è asintoticamente buona vorrebbe dire che riusciamo a costruire una sequenza, il campo è fissato, una sequenza di codici ciclici in cui sia la dimensione che la distanza minima crescono linearmente nella lunghezza. Ora, fin da quando questa domanda è stata posta, ci sono stati dei risultati nella direzione favorevole o sfavorevole. I primi direi che sono stati tutti sfavorevoli. In particolare Lin e Weldon nel 67 hanno mostrato che, diciamo così in modo semplificato, che i codici BCH non sono buoni, cioè non si può usare il bound BCH per mostrare la bontà asintotica dei codici ciclici. Berman nel 67, quindi davvero fin dall'inizio, ha dimostrato che se per costruire una famiglia asintoticamente buona di codici ciclici bisogna per forza utilizzare nella lunghezza un numero infinito di primi, quindi devono essere codici molto variati in qualche modo, altrimenti non si può costruire una famiglia asintoticamente buona. Recentemente Babai, Spilka e Stefankovic hanno mostrato che non ci possono essere codici LTPC che sono asintoticamente buoni, e neanche i locali testable. Per cui diciamo che questi, raggruppato quelli che Evra, Kowalski e Lubowski indicano come risultati iniziali, ma nella direzione del no. Probabilmente non sono la famiglia dei codici ciclici non è asintoticamente buona. Dall'altra parte ci sono dei risultati che potrebbero spingere a favore dell'esistenza di
di una sequenza di codici ciclici asintoticamente buona, che sono quelli riportati in questa diapositiva. Vedete, sono molto più recenti e dicono questo, che se andiamo a considerare un codice che non è ciclico ma è diedrale, ora un codice o metaciclico, ora entrambi non sono ciclici ma sono quasi ciclici di indice basso, perché nel caso dei diedrali indice 2, per chi sa cosa questo vuol dire, e soprattutto sono, non parlerò di questo, ma sono degli ideali principali, come nel caso dei codici ciclici, ecco, queste famiglie sono asintoticamente buone. Quindi, in analogia, potrebbe essere che anche la famiglia dei codici ciclici sia asintoticamente buona. In realtà, parlando con Patrick Solé, spesso ci siamo chiesti qual era la nostra intuizione a riguardo, e di fatto c'è una sostanziale differenza tra la famiglia dei codici ciclici e queste famiglie, nel senso che, data una certa lunghezza, sappiamo bene che i codici ciclici sono tanti quanti, sono 2 alla m, dove m è il numero di divisori del nostro polinomio x alla n meno 1. Quindi sono pochi, mentre invece negli altri casi, data una certa lunghezza, ci sono molti ideali. Non entro in questi dettagli, però diciamo che c'è più spazio per avere delle cose buone. Il problema dei codici ciclici è che sono pochi, possiamo dire così. Questo non implica che non siano buoni, ma rende più difficile sicuramente dimostrarli. Peraltro aggiungo, per concludere questa sezione, che anche la domanda è aperta non solo per i codici ciclici, ma anche per i codici abeliani, dove codice abeliano vuol dire un G-codice con G abeliano. E potrebbe essere più semplice in questo caso dimostrare la bontà o meno. Ora, questa è la problematica, diciamo, le premesse e la problematica, come è emersa negli ultimi 50 anni. Nel 2017, dicevo, c'è stato un passo, direi passo sostanziale, ma un punto di vista nuovo sulla problematica, che di Evra, Lubowski e Kowalski, che hanno legato questa problematica al principio di indeterminazione. Allora, andiamo a esplorare questo e poi vedremo il legame. Se andiamo a considerare un gruppo G che sia abeliano e una funzione F da G sul campo complesso, questo è, siamo nell'ambito classico per cui le funzioni le consideriamo nel campo complesso, possiamo definire il gruppo duale come l'insieme degli omomorfismi da G alla sfera unitaria, possiamo definire la trasformata di Fourier, in questo modo indicato, in modo classico, della disarmonica, possiamo definire il supporto di una funzione e anche il supporto della trasformata di Fourier come l'insieme di G, il supporto di una funzione insieme di G, per cui la funzione non è nulla, il supporto della trasformata di Fourier è l'insieme di G, vediamo qua, nel duale, tale per cui la trasformata non è nulla, Don e Stark nel 1989 hanno mostrato che ogni funzione non nulla soddisfa questa proprietà, che la cardinalità dei due supporti, il prodotto delle due cardinalità, è almeno la cardinalità del gruppo. Questo spesso viene detto nel modo seguente: non è possibile che una funzione, la sua trasformata di Fourier, abbia un supporto piccolo allo stesso tempo. E questo, da un punto di vista della meccanica quantistica, si traduce con quello che ho richiamato all'inizio, non so come, però insomma, se si guarda l'equazione nella sua forma della meccanica quantistica, è una diseguaglianza di questo tipo, cioè un prodotto maggiore o uguale di una certa quantità. Ora, questa è una versione classica del principio di incertezza. C'è una versione più forte nel caso in cui il gruppo G non sia soltanto abeliano, ma sia ciclico e semplice, cioè di ordine primo.
Questa è stata osservata inizialmente da Meshulam e poi posta, cioè, diciamo, pubblicata da Goldstein, Guralnik, Isaac e da Tao nel 2005. C'è una domanda? Ok. Questa disuguaglianza più forte è, dice che la somma dei due supporti è almeno P più 1. Questa è più forte perché il legame tra le due può essere facilmente ottenuto con la disuguaglianza tra la media aritmetica e la media geometrica. Per cui realmente questa è una versione più forte del principio di indeterminazione e non si sa se sia vera per in altri casi. Ora, che legame c'è tra questi due principi dell'analisi armonica e i nostri codici? La prima questione da capire è questa, che ogni funzione può essere identificata con un elemento dell'algebra gruppo. Questo come? Andiamo a identificare F, funzione, con questo elemento dell'algebra gruppo che ha come coefficiente di G l'immagine di G. Quindi è un modo di codificare la nostra funzione. Nel caso dei gruppi ciclici, dei gruppi ciclici, questa algebra gruppo non è nient'altro che questo anello dei polinomi, quindi la nostra funzione la possiamo vedere come un polinomio di grado al più P meno 1, e si può dimostrare facilmente che il gruppo duale non è nient'altro che è isomorfo al gruppo delle radici piesime dell'unità, e questa è l'identificazione che si può fare, isomorfismo, e quindi valutare una trasformata di Fourier nei caratteri è equivalente a valutarla in queste radici piesime dell'unità. Quindi è equivalente a valutare il polinomio, in realtà vedete qui nell'opposto di questa radice dell'unità, diviso per P, secondo la definizione di trasformata. Questo perché è importante? Perché se vado a considerare un divisore di x alla p meno 1, quindi un generatore di un codice ciclico, come sappiamo, la dimensione dell'ideale IDF, l'ideale generato da F, sappiamo essere p meno il grado, questa è la teoria classica dei codici, ma il grado di F non è nient'altro che, siccome siamo su C, non è nient'altro che la cardinalità degli e le radici sono distinte, il numero degli zeri, quindi siamo p meno la cardinalità degli zeri di F, e questo non è nient'altro, vediamo qui, che il supporto, la cardinalità del supporto della trasformata di Fourier. Quindi, nel caso dei codici ciclici, la dimensione dell'ideale corrisponde con la cardinalità del supporto. Per cui, quello che possiamo, come possiamo tradurre tutto questo, ogni funzione è diversa da zero, il peso di F, cioè la cardinalità del supporto, questa è la cardinalità del supporto, più la cardinalità del supporto della trasformata di Fourier, cioè più la dimensione, sono almeno P più 1. E P, ricordo, è la lunghezza. Ora, questo vale su C. Questo vale su C. Ora, questo vuol dire che... Vediamo dopo. No, questo vuol dire che lo diciamo già qui. Ricordiamoci che la disuguaglianza di Singleton in questo caso ci direbbe che la distanza minima più la dimensione è al più, scusate, P più 1, cioè la lunghezza più 1. Quindi questo ci dice in realtà che i codici ciclici in C soddisfano sempre l'inuguaglianza, la disuguaglianza di Singleton, cioè sono tutti MDS. Ora, questa cosa in particolare può essere utilizzata per dimostrare che i codici ciclici su C, cosa che non ci interessa molto, però per capire il legame, sono asintoticamente buoni. Questo è dovuto al fatto che di fatto i codici di Rizzolo non possiamo
costruirli nella lunghezza che vogliamo, cosa che non è assolutamente vera sui campi finiti, però appunto la prova di questo risultato, che è semplicemente una rilettura di quanto detto precedentemente, funziona così, diciamo, andiamo a considerarci una funzione di un grado che ci interessa in modo tale che la dimensione sia lineare nella lunghezza P, utilizziamo il principio di indeterminazione per dire che il peso minimo è almeno questo, poi utilizziamo la disuguaglianza di Singleton per dire che è più questo, e concludiamo quindi che possiamo costruire una famiglia di codici ciclici su C che hanno questi parametri, quindi linea dove la lunghezza, la dimensione e la distanza minima sono lineari in P. Ora, domanda naturale è cosa possiamo dire per i campi finiti? Cosa possiamo dire per i campi finiti? Non possiamo dire questo, purtroppo. Non possiamo seguire quello che abbiamo fatto allo stesso modo. Però, allora, da prima, seguendo le notazioni di Everard, Kowalski, Lubowski, possiamo definire questa quantità. Questa quantità è il minimo della somma della distanza minima più la dimensione di tutti gli ideali ciclici di una certa lunghezza, i codici ciclici di lunghezza n. Quello che abbiamo dimostrato, quello che dice il principio di indeterminazione mostrato da Tao e Kuralnik e gli altri, è che questa quantità è P più 1 per tutti i primi, P su C. Su K, campo finito, sappiamo che questa quantità non può essere più grande di N più 1. Questo è Singleton bound. In più sappiamo che questa quantità è P più 1 nel caso in cui Q sia primitivo modulo P, cioè nel caso in cui l'ordine di Q modulo P sia P meno 1. Questo è dovuto al fatto che in questo caso specifico il polinomio x alla p meno 1 si decompone in due fattori, x meno 1 e la somma di tutte le potenze distanti. Quindi in questo caso ci sono quattro codici ciclici. Questi quattro codici ciclici sono tutti MDS triviali, sono codici tutto quello che possiamo chiamare codice di ripetizione, codice di parità duale del codice di ripetizione. Quindi i quattro, e poi il codice nullo, questi quattro codici sono tutti MDS triviali, MDS triviali. Ok, queste sono le prime osservazioni che possiamo fare. Nel loro lavoro Evra, Kowalski, Lubowski dicono che definiscono questo principio di indeterminazione forte, dicono che un campo soddisfa questo principio di indeterminazione forte se per tutti i primi si ha questa uguaglianza con P più 1. Ora, diciamo che un po' ingenuamente hanno definito questo perché è facile dimostrare che non può avvenire. Nel senso, nessun campo può soddisfare questo principio di indeterminazione forte. Questo è molto semplice e si può dimostrare o in realtà è indipendente dalla congettura di S. Basta ricordarsi che codici MDS non triviali non possono essere troppo lunghi, non possono essere più lunghi di questa quantità. 1, 2, e secondo la congettura in realtà MDS non possono essere più lunghi di Q più 2. Ora, quindi questo principio non può essere vero, non esistono campi finiti che soddisfano questo. Scusate, perché in realtà non possono essere troppo lunghi. Poi possiamo ammettere allora che Q sia primitivo, non primitivo, modulo P, solo che ce n'è l'alternativa è questo non essere primitivo.
ma sappiamo esserci un'infinità di primitivi, di non primitivi, di non primitivi. Perché se fossero tutti primitivi, sappiamo esserci un'infinità di non primitivi, per cui sappiamo esserci un'infinità di casi in cui abbiamo più di quattro codici, e quindi questa condizione non può mai verificarsi. Cioè non può mai verificarsi che per tutti i primi questa quantità sia uguale a più. Ora, nel loro lavoro però, Evra, Kowalski e Lugoski propongono un principio più debole, che dice la cosa seguente. Diciamo che un campo soddisfa questo principio debole, epsilon lambda, se prima di tutto non si esiste un insieme infinito di primi, per cui non tutti i primi, devono esistere un'infinità, tali che questa quantità non sia più uguale a pi più 1, ma sia lambda per pi, e che l'ordine di Q modulo P sia al più invece epsilon P, con epsilon e lambda che devono soddisfare queste disuguaglianze. Perché, da dove viene questa definizione? Si può dimostrare facilmente che se un campo soddisfa questo principio di indeterminazione debole, allora codici ciclici su questo campo sono, i codici ciclici sono asintoticamente buoni. E questo è dovuto al fatto che la prima condizione mi permette di costruire codici con una distanza minima larga. E la seconda mi permette invece di trovare, siccome questo mi dà il numero di fattori, in qualche modo, il grado di fattori del polinomio Islam, questa cosa qua mi permette di costruire ideali di grandi dimensioni. Per cui mettendo insieme le due riesco a costruire, e è dimostrato nel loro lavoro, che esisterebbero quindi codici ciclici asintoticamente buoni. Il problema è che non sappiamo se esistano campi che soddisfano questo principio. Ora, nel loro lavoro gli autori danno delle evidenze euristiche, diciamo, dell'esistenza di tali campi, però manca una dimostrazione. Quello che abbiamo fatto con Patrick Solé è migliorare leggermente un bound utilizzando il bound asintotico di Plotkin. In ogni caso, un leggero miglioramento della loro definizione, insomma, del campo in cui possiamo andare a cercare i parametri di questo campo. La domanda qua sotto però è vera, rimane aperta, scusate. Non sappiamo se esista un campo che soddisfi questo principio di indeterminazione debole per un certo lambda epsilon. Infine, la fine di questa parte, di questa sezione, no, la penultima credo, ok, il principio di indeterminazione forte non può essere soddisfatto, il principio di indeterminazione debole sarebbe bellissimo che fosse soddisfatto, ma non sappiamo ancora se è vero, se esiste un campo che se lo soddisfa. Invece abbiamo un principio di indeterminazione, possiamo dire, ingenuo, che in realtà è la generalizzazione diretta del risultato classico di Donald Stark, che ci dice che il prodotto del peso di F per il peso della trasformata di Fourier è almeno n. Ora, il peso della trasformata di Fourier possiamo pensarlo con un'identificazione con un polinomio, con un vettore, in ogni caso. Questa è la generalizzazione classica che ha come corollario, questo direi che è la cosa più importante da tenere, che il prodotto della dimensione per la distanza minima di un codice ciclico è sempre almeno n. E questo principio nel nostro lavoro con Patrick l'abbiamo mostrato utilizzando semplicemente il bound BCH. Questo risultato ci permette di non ci permette, non è sufficiente questo principio di indeterminazione debole, non è sufficiente a mostrare la bontà asintotica dei codici ciclici, ma ci permette di mostrare almeno la quasi bontà, potremmo dirla, dei codici ciclici, cioè
ci permette di dimostrare che per ogni alfa tra 0 e 1,5 esistono sequenze di codici ciclici di qualsiasi rate asintotico R e con una distanza che è almeno n alla alfa, quindi che cresce almeno, come possiamo dire così, la radice al più come la radice di alfa. Quindi non linearmente, però potremmo dire sublinearmente. Ora gli ingredienti, velocissimamente per mostrare questo, sono i seguenti. Non voglio entrare nei dettagli, però l'idea è la seguente: andiamo a considerare delle lunghezze che ci danno tanti fattori di questo polinomio, per cui tanti codici ciclici, cioè andiamo a rispondere un po' al problema del pochi codici ciclici prendendo delle lunghezze particolari. Questo ci permette fin da subito di costruire sequenze di codici con un rate che vogliamo. Poi andiamo a considerare le intersezioni di questi codici ciclici, cioè andiamo a vedere quanti codici ciclici contengono parole di peso al più n all'alfa. Quante intersezioni piccole, di peso piccolo, si hanno. E questo passaggio utilizza il principio di determinazione ingenua. E poi si mostra che asintoticamente questo numero che maggiora questi codici che si intersecano per il volume della palla di raggio n all'alfa, cioè l'insieme delle parole di peso n all'alfa, è più piccolo di tutti i possibili, di tutte le possibili scelte di generatori, cioè abbiamo fatto in modo di averne molti. Questo mostra quindi che esistono, in ogni lunghezza esistono dei codici asintoticamente che non contengono parole di peso piccolo, perché ne abbiamo di più e le intersezioni sono poche. Purtroppo il fatto che alfa sia minore di 1,5 è determinante, si può, almeno nella nostra dimostrazione, non si può andare oltre, anzi, bisogna starci esattamente sotto. Questo risultato è un miglioramento di risultati precedenti, in particolare square root bound per i codici QR. Ora, voglio concludere questo seminario con dei risultati più recenti. Il lavoro in collaborazione con Wolfgang Willems e Giovanni Zini, il cui lavoro è appena comparso su Archive, lunedì questo. Questo lavoro che abbiamo fatto con Wolfgang e Giovanni non riguarda solo questo principio di incertezza più generale sui codici G-codici, ma rientra bene in questa traiettoria, diciamo, sui codici, sul principio di determinazione. Perché andiamo a dimostrare che esiste un principio di determinazione che ci dà un bound sconosciuto prima sui parametri dei codici G. Allora, come funziona? Da prima, seguendo in realtà diversi lavori precedenti, in particolare uno di Meshulam del 1992 e uno più recente sui codici abeliani, andiamo a definire questo rango, data una sequenza, andiamo a considerare una sequenza, un sottoinsieme, scusate, non vuoto di G. Si dice che una sequenza di elementi di G ha rango destro, S rango destro T, se i laterali non sono contenuti, i laterali, insomma, SGI non è contenuto nell'unione dei precedenti, e questo per ogni da 2 a T. Per ogni funzione possiamo definire questa funzione, che è la moltiplicazione a destra, a sinistra, scusate, per F, e la cui immagine quindi è un ideale a destra, l'ideale generato da F, l'ideale destro in KG generato da F. E quello che si può osservare facilmente, che è abbastanza, dal mio punto di vista, sconvolgente, è che se esiste
se andiamo a prendere f, una funzione non nulla, e di supporto s, se esiste in G una sequenza di rango destro, s rango destro t, allora la dimensione dell'ideale generato da f, che è uguale al rango della funzione tf, è almeno t. E questo per me è, quando abbiamo osservato, è un risultato molto, molto particolare, perché non dipende in nessun modo dal campo. Nel senso, questa sequenza è una proprietà strutturale del gruppo, non del campo. E una, avere in teoria dei codici classici qualcosa che non dipende dal campo mi è sembrato particolare in qualche modo. Utilizzando questo risultato, questo piccolo lemma sulla dimensione, si può dimostrare questo teorema che dice la cosa seguente, cioè che, chiaramente una sorta di principio di indeterminazione in cui non c'è più la trasformata di Fourier e non si può neanche definirla in questo caso per gruppi generali e campi generali, che dice la cosa seguente, che la cardinalità del supporto di F per il rango di questa funzione è almeno la cardinalità del gruppo. E questo vuol dire che la stessa cosa che abbiamo dimostrato precedentemente per i codici ciclici in realtà è vera, e indipendentemente dalle prove precedenti, nel senso, si può utilizzare il bound BCH, per esempio, è vera anche per i codici gruppo, per tutti i codici gruppo, per qualsiasi gruppo e qualsiasi campo. Cioè, questo prodotto è almeno la cardinalità del gruppo. A mia conoscenza, questa è il primo bound di questa forma, perlomeno sulla distanza minima, perché possiamo vederlo come un bound inferiore sulla distanza minima di un codice in funzione della lunghezza della dimensione. È il primo bound di questa forma per codici gruppo generali, di cui spesso, sui cui parametri spesso si conosce molto. Utilizzando la disuguaglianza tra media geometrica e media aritmetica troviamo questo bound inferiore, e questa superiore non è nient'altro che la disuguaglianza di Singleton, per cui siamo in questo raggio. Chiaramente i codici possono avere una distanza, una somma molto più grande, anche un prodotto. Qua facciamo un esempio di questo, per i codici di Golay, per dire. Il prodotto è 96, sono codici gruppo 96, che è ben lontano, molto più grande di 24. Anche per i codici di Riedmüller abbiamo una certa distanza, diciamo, da questo bound. In realtà abbiamo l'uguaglianza se m uguale a r, questo è chiaro, che siamo in codici triviali. In ogni caso sono soddisfatto, chiaramente questo è soddisfatto. Abbiamo nel lavoro abbiamo anche studiato quando vale l'uguaglianza, e questi sono dei casi piuttosto degeneri, sono indicati qui. La cosa che vorrei sottolineare, la cosa interessante, mi sembra che questo bound ci permette eventualmente di costruire codici con una distanza minima fissata. Ora, per riassumere, in questo seminario abbiamo presentato argomenti a favore e contro l'esistenza di codici ciclici buoni. Abbiamo presentato questi principi di indeterminazione mettendoli in legame con diversi problemi legati ai G-codici, e nella parte finale del principio di indeterminazione codici ciclici abbiamo presentato questa famiglia di codici quasi buoni. Rimangono moltissime domande aperte. E la più importante direi è questa, cioè la struttura degli zeri di un codice, la struttura algebrica degli zeri di un codice ciclico ci permette di mostrare il bound BCH. La struttura degli zeri di un G-codice con G abeliano e KG semisemplice permette di mostrare un altro bound, che è una generalizzazione del bound BCH. Ce ne sono altri in realtà di bound noti che utilizzano la struttura degli zeri dei codici ciclici, e qui ne abbiamo anche un analogo per i codici abeliani. Ora, la questione è la questione difficile è come definire gli zeri di un G-codice. Discutendone con Giovanni, Wolfgang, non ci sembra di intravedere un modo, però diciamo,
gli zeri in qualche modo sono legati con i moduli irriducibili, con i fattori irriducibili, però nel caso abeliano ce n'è uno solo, diciamo c'è una classe, un elemento per classe di isomorfismo. Non è del tutto vero, ma insomma è più semplice, diciamo, il caso abeliano. Nel caso dei gruppi qualsiasi, la situazione è estremamente più complicata, abbiamo tanti moduli isomorfi e che non danno la stessa, che hanno distanze minime diverse, per dire. Quindi, vabbè, la prima questione è come definire gli zeri. Seconda, indipendentemente magari dei zeri, andare a trovare famiglie di G-codici che soddisfino dei bound inferiori, bound di quel tipo prodotto nella dimensione per la distanza, più grandi, migliori, per certe famiglie, per sottoinsiemi di famiglie di G-codici. E poi, ultimo sviluppo possibile è, abbiamo questo bound, abbiamo visto nel caso ciclico che si può costruire famiglie quasi buone, magari si può utilizzare allo stesso modo per costruire famiglie quasi buone di codici gruppo generici. Ora, questa è una domanda leggermente meno interessante perché abbiamo già la bontà asintotica di codici diedrali metaciclici, però nel caso generico probabilmente questa disuguaglianza può portare a cose simili a quelle mostrate per i codici ciclici. Qui c'è un po' di bibliografia. Questi due articoli racchiudono gli ultimi risultati e questa letteratura più classica, qualcosa, diciamo, della letteratura più classica. Grazie a tutti.